Ha richiamato sportivi anche da fuori regione l'appuntamento di domenica scorsa a Chieti presso il Podere Peca in località Buonconsiglio, dove si sono radunati tanti appassionati di enduro in occasione del Memorial Giacomo Peca, evento che ricorda la figura dell'ex presidente del motoclub Chieti scomparso prematuramente alcuni anni fa. È proprio l'associazione a curare il Memorial che per questa settima edizione è stato abbinato alla seconda prova di Enduro Sprint, 2 ore a coppie. Su un percorso spettacolare i centauri si sono dati battaglia. Alla fine a spuntarla è stato il duo Di Gregorio dell'Orletta, che ha preceduto la coppia Moriconi-Moriconi, seconda, e quella Trevisan-D'Angelo, terza. Al di là del risultato meramente sportivo, la soddisfazione degli organizzatori della gara per la riuscita dell'intera giornata. Quest'anno abbiamo cambiato formula, gli altri anni era un enduro country, cross country, invece abbiamo adottato un trofeo che è una 2 ore a coppie, sono 3 prove e questa è la seconda prova che si fa da noi, così abbiamo accoppiato il Memorial Peca con questo trofeo, pare che va tutto bene, è stata una bella giornata e speriamo che si divertano. No, ovviamente le immagini parlano chiaro, la giornata è fantastica. È bellissimo, tanti piloti anche venuti da fuori regione che hanno un po' alimentato anche il livello agonistico della manifestazione. Il tempo ci sta dando una grossa mano, i ragazzi si stanno divertendo. Io penso che dopo la manifestazione del 20 agosto, questa, io credo che Chieti come città dovrebbe un attimo rendersi conto che questo sport a livello cittadino inizia a avere molto molto piede. Speriamo che le autorità ci diano una mano, perché credo che lo spettacolo sia un po' sotto gli occhi di tutti.